Dai, 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 Veronichita. Aumenta il passo, adesso. Quindi dritto per dritto. Dritto per dritto, dai. Ci abbiamo messo 1 ora e 40. Ci dobbiamo mettere molto meno. Se sei ballerina tu. Praticamente stiamo inseguendo il sole. Oh, c'ho le zanzare che mi hanno preso per un ciupa ciupa. Che bello. Che figo. Oh. Ci siamo. Abbiamo fatto spediti sto pezzo, eh? Brava. Brava Veronica. Sei di nuovo dal tuo moto sole. Ah, ecco. Oppa. Miau. Ciao gattino. Vinto. Big goats. Arriviamo. Arriviamo. Madonna che vento. Raga, ma che bello è andare a camminare in montagna e la gente sta a casa a guardare la televisione. Secondo me non ti sente nessuno. Ma perché? E io c'ho il moccino. No. Vedrò di farmi una doccia. Anch'io. La faccio prima io. Che fighe sono queste magliette. Le volete, raga? C'è tutto blu, come il cielo blu. Accendiamo. O accendiamo. Accendiamo. Senza la A. Scendiamo e basta. Scendiamo. Ok, scendiamo. Vieni. Madonna, mi porta via questo vento. No. Prego. Quello del sentiero, Veronichita. Non essere mai troppo sicura! Se no vai fai la fine di Pignocchio. Se scivoli vai diretta nel lago, eh! Almeno stai fresca, hai detto? A posto, sono belli! Bellissimi! Belli come te! Bella come un fiore! Fiorellino, vai Fiorellino, scendi giù, va. Che bello è fare un trekking con la luce del sole al tramonto. Bellissimo. 0 persone, solo tu, la natura e la luce figa. Davanti a te questa vista. Davanti a te Veronichita. Cosa c'è di meglio? Saluto di nuovo il sole. È stato bello. Ciao, grazie di tutto. A domani. A domani. All'alba. Forse. Dopo. Ah, vedi? Era lì il sentiero. Sì. Noi siamo passati dritti per dritti. Norvegia. Non Pirenei, Norvegia. Incredibile. Adesso giù dritto per dritto verso il lago, sì. Che meraviglia! Wow.
che contrasti di colori, questo grigio, verde, verde, azzurro, blu, giallino, sì, fichissimo. E poi c'è bigo, bianco. Guardate quanto azzurra l'acqua del lago, blu tendente all'azzurro. E là ci sono tutti i van belli gasati. Si leggiadra come una libellula su un fiorellino. Oppa! Ultima panoramica, ragazzi, di questo splendido posto. E poi torniamo da Bigoz. Godetevela. Ecco dove nascono le olive taggiasche. Qua nei Pirenei. Poi le importano. Fanno credere che siano di Taggia, in realtà. Eccoci qua di ritorno dal trekking. È stato bello. Abbiamo fatto praticamente 500 metri di ascesa in 3 orette. Sì, tra una cosa e l'altra. Comunque, volevo farvi vedere una cosa. Praticamente là ci sono tutti i mezzi, no? Come vedete. Sono tutti uno abbastanza vicino all'altro. E poi c'è Bigoz. Bigoz che tiene le distanze di sicurezza a 20 metri dagli altri van. Hai visto? È il pavon. È il pavon. E poi c'è Bigoz. È stato bello, ragazzi. Eh beh, direi che è il giusto premio, questo. Super rotolone, stai al tuo posto. Vuole fare il brindisi con noi? Faglielo fare, dai. Sì. No, fallo bene. Con super rotolone in mezzo. Okay. 3, 2, 1. Dai. Eccolo! Sì. Stra buona sta birra. Bravi. L'ho comprata perché mi piaceva la grafica. Ah! Ottimo marketing. Cioè. Ma dai che vento che c'è. Ora chiudo, amore. Ciao. Amore, fa un po' freddo in bagno. Posso accendere un po'? 38 gradi dopo. Ho aperto il bagno e mi sono sciolto. Qua ci sono 38 gradi, ragazzi. Bene, mi sono sciolto. Vado un po' dentro. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Chiuditi, bello, sciogliti. Che bello. Ma ti sei meritata la doccina, amore. Ragazzi, è venuta una bunneria qua, voi che non avete idea. Adesso la taglio e sentite proprio come crocca. Senti qua. Veronichita, sei pronta? Thank you.
Buongiorno principessa. Ci svegliamo principessina. Svegliamo. Principessina. Stamattina ruoli invertiti, Veronichita. Principessina. Fa tutto buio. Cioè fa tutto nebbia. Non si vede niente. Per quello che Stefanino dorme. O no? Madonna che stanchezza. Veronichita ha preparato la colazione. Sì, ma fa vedere che ore sono. Perché poi la gente pensa che sono le 7:15. Buongiorno ragazzi, questa mattina il cielo era completamente pieno di nebbia e quindi abbiamo dormito un po' di più, ne abbiamo approfittato. Che ne avevamo bisogno dopo un po' di albe. Adesso stiamo caricando un pochettino d'acqua prima di andare giù. Guardate che figata di sistema, praticamente l'acqua che scende giù dalla montagna, qualcuno, un genio, ha messo praticamente questa bottiglia tagliata a metà e poi una pompa, pam, e la buttiamo dentro. Entra Big God. Vi lascio per l'ultima volta la vista di questo splendido posto. Col drone qualcosina ha reso, ma non sono riuscito a farlo rendere più di tanto perché ogni volta che lo alzavo troppo era completamente bianco, perché c'è appunto questa nebbia che arriva dal basso. E nulla, però un posto veramente pazzesco, pazzesco. Pieno di mezzi. Ora dobbiamo anche andare a scaricare, ma abbiamo visto che sulla strada a scendere c'è praticamente un campeggio che ha l'area di scarico, speriamo sia gratuita. Ora mi ammazzo qua. Finiamo di caricare, vediamo quanto sta l'acqua. Ok, 2/3, non manca più tanto. Mentre finisce di caricare l'acqua su Big Gods mi mangio un fruttino alla pera. Ciao, è stato bello. Molto bene, serbatoio pieno, adesso carichiamo ancora tutte le bottiglie di acqua. Ah no, qua c'è l'acqua santa, non posso toglierla. No. E infatti non la tolgo. No, amore, bisogna fare una scruba. No, non ci pensare neanche. È obbligatorio. No. È obbligatorio. Guarda che tempo che c'è, amore. Amore, è obbligatorio. C'è tutta la tua roba del trekking di ieri che apri il bagno e c'è la morte. Che palle, non ho voglia di fare una scruba adesso, amore. È obbligatorio. Metto l'acqua dentro, la lascio lì, lo faccio dopo pranzo. Così mi andiamo giù, shakera come Shakira. Comunque, ora carico ancora la tanica, l'acqua e poi andiamo, ok? E scruba. Sì. Io voglio fare la foto ai tornanti. Con questa nebbiolina. Non c'è luce. È chiamata, è arrivata. Comunque chi ha messo sta pompa è veramente un cazzo di genio. Dai che è uscito anche un po' di sole. La gente mette i tavolini per mangiare fuori. Allora, chiudiamo il bagno. Veronichita, riesci a chiudere in bagno per favore? E poi andiamo giù perché voglio fare sta foto ai tornanti. Ora è completamente tutto immerso nella nebbia. Bisogna sperare che si apra un pochettino, quantomeno per riuscire a fare una dronata. Ok, here we go. Accendiamo Guruguru. Un pochino si è aperto. Speriamo. Accendiamo Guruguru Maps. Perché io mangiate il fruttino? Io ho fame. Minchia che figa che sta diventando la nostra traccia GPS. Tutti i Pirenei, guardate qua. Fichissimo. Sono proprio vicino perché c'è super view. Dai dai che si sta aprendo. Mamma mia, siamo fatto apposta. Dai. Fa freddo? 14 gradi. In centro la P. Oppa! Bellissimo! Molto soddisfatta. Ci sta, era uno dei posti più belli dove abbiamo dormito. Assolutamente. Dai, che si sta aprendo tutto! Paura! Guardate lo sniper. Lo sniper alla ricerca della foto. Col drone. Bello qua, col bracerino, bravi. Qua dove siamo messi? Sì. Beh, bello comunque. Non male. Si vola? Si vola.
Dai! È incredibile, ragazzi, sto posto. Incredibile. Sono in mezzo alla strada, amore. Ma non c'è nessuno. Il posto prescelto con un bel barbecue. Venga, venga. Voilà. Pranzetto? Oh, c'ho una fame. Cosa mangiare? Non lo so, ora vediamo, vado a pisciare. Ciao. Ma perché si porta le chiavi dietro? Sempre. Comunque. Non va. Cosa, internet? Mm. Perché mi spingi? Non ti spingo, amore, devo prendere il tagliere, non ci sto. Mi ho voluto prenderti un 5,40. Certo. Papà. Ricomprerei altre 1000 volte. Posso chiamare mia mamma? Certo, ma tu vuoi pomodoro? No. Allora, questo do da mangiare a un uccellino. Questi i pomodorini. Più. Mi fai andare? Certo. Ehi tu, qual è il tuo problema? Il problema è che è un poco troppo grosso e c'è troppo poco olio. Niente da fare, raga. Purtroppo a malincuore devo desistere dal far volare il drone. Non ci sono le condizioni adatte e quindi da buon pilota patentato decido di evitare questa rischiosa dronata. Dopo un buon pranzetto ci accingiamo a scaricare le grigie e le nere. Ronichita. Sembri Piero Angela. Guarda, meno male che siamo andati a comprare l'attacco per la pompa, perché veramente siamo strafortunati con l'acqua qua, quindi ci è proprio servito questo attacco. Ciao, bellissimo spot, hai segnato sto punto. Chi è? Sono in piena curva, Veronichita. Se avessi voglia di far veloce al posto di fingerti morta, è un piacere, grazie. I furetti. Dai! Sta arrivando una macchina! Non è vero, lo vedo. Guarda! Vabbè, aspetta. Tu mi spieghi? Aspetta. Scusi, ma ho dimenticato il cassetto, quindi Veronichita sta andando a chiuderlo. Te hai dimenticato il cassetto, non io! No, sei stato tu. Fare in più male, dai, ma non ho voglia, Veronica. Sto guidando tutta curva questa strada piena di nebbia, non mi fa neanche volare, palle. Niente, non si vede niente. Tornanti bellissimi, sembravano tutti disegnati da un pittore. Che ridere che mi fai. Ubriaco, ma era un pittore. Grandioso, grandioso. Dove? Se io apro quella botola non si vengo. Questo era un qualcosa di forte. Dai, Veronica, però tutte le volte. Dai. Era piena? Più che altro che non tutti usano il disgregante. Che schifo. Quel mezzo lì? Bello, 5,40 con la bici dietro. Si balla, bigot! Com'è di là? Posso andare, vero Nikita? Guarda un po' la tua destra. Vai. No, allora. Bravi che hanno messo comunque la possibilità di scaricare. Però le grigie non puoi scaricarle, perché non c'era un tombino, niente. C'era proprio solo tipo una cisterna di quelle per raccogliere l'acqua piena di merda. Quindi ho detto, se io apro quella botola, sì sì, posso, in caso estremo l'avrei fatto, per carità, però dato che diciamo, stiamo andando comunque verso un altro posto dove c'è l'area di scarico, cioè, la cosa fighissima è che sia il rifugio sopra 7 che 7 euro cosa? Costava lì 7 euro. E su gratis. Comunque dicevo che sia sopra la maionese, il frigo. Questo sei stato tu, però. Veronica, per favore, potresti andare a chiudere il frigo? Se sei gentile.
Tranquilla, non sono in mezzo a strada. Sì, ma dai, non puoi pensare che ti scappi la mozzarella, la maionese, oltretutto la maionese francese, che forse per me sai dove vola questa cacchio di maionese che non riescono nemmeno a scrivere con dentro la mostarda. È vero. Come se a tutti quanti piacesse la mostarda e maionese, maionese. Ale. Non capisci niente. Comunque, stavo dicendo che sia il campeggio sopra che a questo campeggio, area qua, che costa 7 euro, hanno messo un bagno di quelli in legno prefabbricato, bellissimo, che sembra una sauna però è un bagno, e bravi, quindi bravi, no, bravi, è più bello quello di Picozzi. Yeah. Ragazzi, io ora vi devo far vedere una cosa.